Il sacro tempo della Quaresima con il rito della imposizione delle ceneri. Chiniamo il capo dinanzi al Signore, ci rivestiamo di cenere perché il nostro corpo e la nostra vita, la nostra anima possa essere totalmente purificata dalla presenza di Dio, perché cambiando la nostra mentalità possiamo veramente rinnovare il nostro cuore affinché il nostro passo ci possa portare all'incontro con gli ultimi, con i poveri, con gli afflitti, nei quali è realmente presente il Signore Gesù. In questa prima domenica di Quaresima, il Signore stesso, Dio divenuto uomo, viene tentato dal serpente antico, da Satana. La parola d'ordine di questa prima domenica di Quaresima è proprio tentazione. Ma la tentazione non riguarda solamente Gesù, riguarda anche ciascuno di noi. In effetti Gesù in quanto uomo viene tentato e Gesù allora vive nella sua esperienza umana, nella sua vicenda umana, ciò che ogni uomo e ogni donna della terra vive su questa terra, cioè la tentazione. Noi però dobbiamo essere un po' attenti a proposito di tentazione, perché alcune volte ci confondiamo, perché pensiamo che la tentazione sia qualcosa che addirittura Dio ci manda per cadere, perché abbiamo forse un'immagine un po' troppo sballata di Dio e pensiamo che Dio sia solamente un giudice spietato, anzi lui invece è un giudice misericordioso. La sua giustizia consiste nella misericordia. E allora la tentazione diventa per noi un'occasione propizia per crescere nella fede. E allora dobbiamo distinguere una tentazione voluta da Dio, che non si chiama proprio tentazione, ma non sono altro che le prove della vita. Le prove della vita che servono per aumentare in noi la fede, come Abramo, il quale nella sua vecchiaia non solo ebbe in dono la nascita di un figlio, Isacco, ma addirittura questo figlio, per ordine del Signore, doveva essere sacrificato. Abramo obbedì a Dio e per questo motivo lui diventò giusto in virtù della fede. Certamente il sacrificio di Abramo non portò l'uccisione di Isacco, Dio non voleva questo, ma Dio offrì ad Abramo un tempo, uno spazio, un luogo, il luogo del suo cuore, affinché il sacrificio della sua volontà lo potesse veramente far crescere nell'amore a Dio. E allora tutto di Abramo era condotto all'amore del Signore. Questo succede anche nella vita di ogni credente. Ognuno di noi è provato nella fede come loro nel crogiolo della prova, del fuoco, perché la fede possa diventare sempre più grande. Questo è voluto da Dio. Le prove della vita e il Signore tante volte le suscita, le permette, perché veramente possiamo crescere. Ma d'altro canto il Signore permette anche quelle tentazioni che sono opera di Satana, del demonio, dello spirito del male, del tentatore, del serpente antico. Dobbiamo tenere presente che Satana è una creatura di Dio ed è pervertita dal suo orgoglio, perché Dio ha creato Lucifero e gli angeli buoni. Poi loro si sono ribellati all'amore di Dio e pertanto
nella loro vita e nel loro spirito, nel loro essere è venuto meno questo rapporto di comunione con il Signore. E allora per invidia tentano gli uomini e le donne della terra, perché ogni uomo e ogni donna della terra possa fare esperienza del non amore, esperienza dell'inferno. E allora Satana tenta ogni uomo e ogni donna della terra. Certo, la tentazione non è mai superiore alle forze di ognuno di noi che ognuno di noi ha. Il Signore non può permettere tutto questo, sarebbe un Dio ingiusto. Invece Dio è santo, Dio è buono, Dio è misericordioso. E poi ricordiamoci sempre che Satana è pur sempre una creatura, pertanto è sempre sottoposta alla signoria di Dio. Dio è più grande del male, Dio è più forte del male, Dio è più, oserei dire, onnipotente, della stessa potenza della tentazione. E allora, per questo motivo, quando noi siamo tentati, in quel momento il Signore è accanto a noi, affinché la nostra libertà possa veramente accogliere il progetto di Dio. Perché il Signore vuole che per amore dobbiamo andare a Lui, non per forza. E allora la tentazione, anche qui, è un'occasione propizia affinché noi possiamo scegliere sempre e solo il bene. E allora se le prove della vita servono per aumentare nella fede, la tentazione ci aiuta a radicalizzare la nostra libertà e la nostra volontà nella scelta del bene. E allora veramente siamo nelle mani di Dio e non possiamo temere nulla. Alziamo il nostro sguardo al Signore. In questo tempo di Quaresima ciascuno di noi è chiamato alla preghiera e alla penitenza. E allora preghiamo con più intensità, in modo particolare prendendo tra le nostre mani la parola di Dio, e allo stesso tempo facciamo penitenza. Come? Fuggendo l'occasione di peccato. Ognuno di noi ha nel cuore qualcosa che non piace a Dio, e se non riusciamo a vedere tutto questo, facciamoci aiutare da chi il Signore ci ha messo accanto. Può essere una persona buona, può essere la moglie, può essere il marito, può essere soprattutto il nostro parroco, il nostro padre spirituale. Facciamoci aiutare, perché veramente possiamo pregare con più intensità per assaporare l'amore di Dio e allo stesso tempo fare penitenza rifuggendo il male, perché da quella penitenza possa veramente iniziare nella nostra vita un cammino di resurrezione.